6 mesi per completare la progettazione esecutiva e far partire i lavori per il nuovo ponte Garibaldi a Senigallia. Questa è la tempistica che il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha dato oggi ufficialmente presentando il nuovo progetto dell'infrastruttura che dovrà ricollegare due parti della città divise dall'alluvione del 2022. Sì, finalmente c'è il progetto e soprattutto devo dire la soluzione che risponde a tutti i quesiti normativi e che risponde anche all'esigenza della città. Non era facile perché bisognava spostare comunque per rispettare la legge e il franco idraulico la struttura dalla località dove comunque era tradizionalmente collocata, però dopo un lavoro con il comune, con ANAS, il progettista, con la struttura commissariale e anche con tutti gli enti coinvolti siamo riusciti in questa insomma, definizione e soluzione che ci consegna una soluzione che fra un po' vedremo che consentirà anche credo a Senigallia di avere finalmente un collegamento non dividendo la città. Questo significa che i lavori partiranno spero nei primi 6 mesi del prossimo anno. Però ecco, diciamo, speriamo anche di anticiparli chiaramente, però ecco, quello è l'arco temporale su cui potremmo vedere il cantiere in opera. La questione dell'altezza della nuova infrastruttura è stata affrontata anche dall'ingegnere Stefano Babini, vicecommissario all'emergenza alluvione, il quale ha ricordato come una deroga sia stata chiesta al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ma non sia stata concessa. C'è l'impalcato, è un impalcato sottile di 70 cm. Quindi dovete considerare che la parte inferiore dell'impalcato, l'intradosso, sta a 1,5 metri sopra il filo degli argini. Poi c'è la sovrastruttura, però la sovrastruttura è un arco in acciaio alto e i tiranti che tengono l'impalcato sono dei cavi sostanzialmente, quindi in pratica dovrebbe essere un qualche cosa che in quella posizione arretrata verso monte rispetto al ponte Garibaldi che c'era, dovrebbe essere un qualche cosa che diciamo, a livello di impatto visivo può essere, se non bello, almeno tollerabile, ecco, diciamo questo. Verranno oscurati in qualche modo i portici ercolani? No. Notevoli le ripercussioni sulla viabilità cittadina con Via Rossini che ospiterà la rampa di accesso e quindi verrà in un tratto chiusa al traffico. Per noi è molto importante la creazione di questo ponte, la ricostruzione di questo ponte che sarà sicuramente diverso rispetto a quello che avevamo abituati a vedere. Mi auguro che poi la riflessione, anzi sono sicuro che la riflessione si estenderà anche al ponte 2 giugno perché il ponte 2 giugno deve necessariamente essere modificato, come vado ripetendo da circa un paio d'anni a questa parte. Modificato significa essere abbattuto? Sostituito perché ovviamente al di là delle indagini è una situazione che ci può mettere in crisi in più occasioni, quindi noi vorremmo evitare che si possa ripetere un evento di questo genere. Sono sicuro, però, visto anche da parte del vicecommissario e del commissario un impegno in questo senso, per noi è estremamente importante. Quello che è importante per la città è che al di là dell'aspetto estetico ci sia un aspetto di sicurezza. Senigallia pretende una situazione di sicurezza che sicuramente non vogliamo più che sia messa in secondo piano. Quello che apprezziamo in questo momento è che si sia posta la sicurezza come punto principale rispetto a quello che poteva essere una valutazione di impatto magari visivo.